Marisa, 2 settimane dall'inizio della preparazione, quali sono le tue sensazioni e i pensieri, le idee che hai di questa squadra? Allora, le idee che ho di questa squadra sono sicuramente positive. Abbiamo ancora tanto margine di miglioramento. Questa è stata la nostra prima uscita, ma come feedback, ripeto, è stato positivo. Mi piace la grinta di questa squadra, sia delle persone che sono in campo, ma anche delle persone che sono in panchina e che sostengono ogni momento la squadra che sta giocando. E direi che questa è la strada giusta che dobbiamo perseguire. Siete rimaste solamente 2 giocatrici della squadra dell'anno scorso, tu e Viola Tonello, oltre l'allenatore. Com'è questo gruppo? Come lo vedi questo gruppo? Come ho detto prima, con grinta, determinazione e non cambia niente solo 2 innesti, tutto il resto è riassettato. Comunque la pallavolo è quella, cioè bisogna lottare e lavorare per un unico obiettivo, ecco. E questo gruppo in queste prime 2 settimane lo sta facendo e spero che continui a farlo, e sono fiduciosi della cosa. Abbiamo visto molte cose positive questa sera, ovviamente molte cose da sistemare, credo che il tempo che ci possa arrivare al campionato possa facilitare un po' il compito, insomma gli allenamenti vi possono portare a migliorare le cose. È normale che dopo 2 settimane di allenamento le cose non vengano alla perfezione, anche perché va bene che i cambiamenti, come si può dire, i cambiamenti che si sono apportati all'interno della squadra vanno fino a là, cioè nel senso si lotta tutti per lo stesso obiettivo, ma logicamente non ci si conosce, quindi bisogna avere tempo, pazienza e lavorare con perseveranza. Come vi ho detto prima, ripeto, questa squadra lo sta facendo in maniera... Grazie.